Miei Padawan, bentornati. Bentornati a questa serie infernale. Perché infernale? Io ci tengo un casino, io voglio che esca bene, ma l'audio, ragazzi, mi ho parlato. Non so come mai, non so se sia il microfono, non riesco a capirlo. Ci ho provato in ogni modo, ma non riesco a capirlo. Maledizione, sta facendo schifo. E quindi io vi chiedo se ne capite più di me di audio, perché io ammetto la mia totale ignoranza. Tra l'altro qui hanno già cominciato a sparare e a distruggere, quindi è un posto, sono gli appartamenti che vi dicevo, sono più loschi di quelli di prima. Se conoscete un modo per aiutarmi, qualche suggerimento per migliorare l'audio, ditemelo, perché io ho acquistato un nuovo microfono, uno non si può collegare al PC, non capisco come fare. Sto usando quindi un altro microfono nuovo. Ma l'audio o è basso o è alto, se lo alzo si deforma, non sono capace. È una mia lacuna, una mia ignoranza. On it. It's open, Kipuna. Cavatumpa E quindi kupa niente, mi iya dispiace moka comunque, parata. vorrei darvi una qualità migliore. Jiyoka E lui dice: kutumpa kupa "Ehi, non iya. puoi entrare qui, è il mio appartamento ed è privato." E lui è Matrick. "Sono qui per riscuotere la taglia sulla tua testa, Matrick." E lui è quello che ha una taglia sulla testa perché ha parlato al governo delle organizzazioni criminali. Quindi lui è quello che ha fatto arrestare molti criminali. Lui è un buono. Quindi no, non lo derubiamo e chiediamogli che cosa fai qui. Questo luogo sembra abbandonato. Non sono affari tuoi. Ora alza il tacco e torna da dove sei venuto, se tieni alla pelle. Sei per caso nei guai? Vuoi parlarne con noi? Non credo che dovresti mischiarti in questa faccenda. Guarda, fai un favore a te stesso. Vattene e lasciami in pace. Bene, vattene via. Non ti mischiare nel mio appartamento e nei miei affari. Io vorrei aiutarlo in realtà. E infatti, forse posso aiutarti a risolvere questa situazione intricata. Perché lui dice: "Sei proprio duro di comprendonio, sei duro di testa. Non voglio visitatori che entrino e escano dal mio nascondiglio." Non penso ci sia molto da fare e mi sono stufato di correre. Ho deciso di fermarmi qui. Forse potresti ribaltare le parti, insomma, far uccidere Devik. Che ne dici? Impossibile. Però, se ti comprassi la libertà, nemmeno quello che ha fatto lui contro l'organizzazione criminale si compra la libertà da uno, ne ha molti altri alle spalle. Ma fingersi morto? Che dici? Ci ho già pensato, avevo anche ideato un piano per mettere in atto la scena, ma non posso farcela finché sono bloccato qui dentro. Beh, raccontami il tuo piano e forse potrei aiutarti. Il trucco è non insospettire Devik. Se non viene trovato il cadavere. E se morissi in una gigantesca esplosione, non sospetterà niente se il mio cadavere non fosse ritrovato. Se avessi un complice che andasse da Devik a dirgli che è stato lui a preparare l'esplosione per eliminarmi, potrei tornare a casa da uomo libero. Ho diverse esperienze in demolizione. E quando era nello scambio, quando era nell'organizzazione criminale, quindi credo di essere in grado di preparare il tutto, ma mi serve il detonatore per Macrete. Penso di potermelo procurare. Andrò a comprarlo nella città alta. In genere non li vendono qui nella città bassa, ma quelli della città alta forse li hanno. Ti consiglio di dare un'occhiata da quelle parti e andremo a prenderlo. Magari faccio un taglio dopo, perché la strada l'avete già vista. Però, in realtà, adesso guardiamo gli appartamenti, finiamo questa zona. Poi non farò un taglio, ma andrò avanti veloce, senza parlare, e accelero il video finché Carter non ci parlerà, perché Carter ci sta imparando a conoscere, visto che facciamo azioni buone, quindi si aprirà più spesso d'ora in poi. E del quanto probabile quindi che salendo, nella zona superiore lui ci parli di nuovo. Vedremo, io accelero. Se poi non ci parla, arriveremo ad acquistare l'esplosivo. E questo qui è un altro giochetto da fare. Dovremmo aprirla, ma è chiusa.
Mi spiace non essere lì con te, ma ecco il pacco che ti ho promesso. Ricordati, devi attivare il sistema di sicurezza olografico, altrimenti boom! Quindi esplode. Attiva gli ologrammi nello stesso ordine in cui si sono uniti i membri del gruppo. Visto che sei il manager, dovresti essere in grado di capirne il codice. Credo ancora che sia un errore, Devik non sarà contento se Ashana non potrà prendere il posto della sorella. E tu non vuoi che Devik si arrabbi, o rischi di uscire... di non uscire mai da quella tenuta. In ogni caso, buona fortuna. E se funziona, pensa che bel capitolo sarà nella biografia del gruppo che stai scrivendo. Quale biografia? Scrivania. Ed eccola qui, il Twister Rancor Trio. La biografia che ci servirà per capire... Kart! Maledetto Kart, ci blocca sempre. Il suo compito è bloccarci. E... la biografia, stavo dicendo, sì. Ce l'avremo qui, immagino, per capire l'ordine in cui sono entrati i membri del gruppo. Il Twister Rancor. Fegato e Gloria. Cronaca dell'incredibile storia dei Twister Rancor, trio di Clitos Uxaris in lavorazione. Le origini di quello che sarebbe diventato il più famoso complesso della galassia sono sorprendentemente umili. La mente del gruppo, il manager Giltos Ucaris, fondò il trio per avere un appuntamento con una giovane cantante di nome Elinda. L'idea funzionò ed Elinda divenne il primo membro del gruppo. Giltos corse a trovare dei musicisti e mise sotto contratto un beat di nome Uia come solista. Poco dopo ingaggiò Uji. Quindi abbiamo Uja e Uji e la prima Elinda. Questo cos'è? Elinda è la prima. Poi Kart, maledetto Kart, se ti odio quando fai così. E cos'è che ha detto? Non mi ricordo più qual era. Ha un nome simile a quei due lì. Maledettissimi. Allora, Elinda. Quindi ha preso Uja e poi Uji. Uja e Uji. Perfetto, continuiamo a leggere. Che poi non lo tiene lì, devi andare giù. Quindi voi sentirete clic 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 del mio mouse. E ragazzi, non posso farci nulla. Sono i primi gameplay che faccio, non sono ancora attrezzato. Voi comunque per l'audio, ripeto, se avete consigli ditemeli. Se sapete spiegarmi come funziona, qualche consiglio, io ragazzi ne sarei più che lieto e vi ringrazio di cuore. Quindi, hanno ingaggiato Uji, il fratello di Uja, per completare il trio. Inizialmente il complesso non ebbe vita facile, Elinda era una grande cantante, ma Uja non era un gran musicista. Quando Elisa minacciò di andarsene, Giltos licenziò Uja e ingaggiò un altro beat di nome Lupa. Naturalmente questo non piacque al fratello di Uja e Uji se ne andò. Fortunatamente Lupa conosceva un altro musicista di nome Fodo che venne a sostituire Uji. Quindi Lupa e Fodo. Lupa è qui. Abbiamo Fodo. E l'ultima sarà quindi Ashana. Continuiamo a leggere. È sicuramente lei. Però continuiamo a leggere giusto per completissimo. Quindi, dove eravamo rimasti? Di nome Lupa. Non piacque al fratello, è arrivato Fodo. Guidata dalla voce di Elinda, la seconda incarnazione dei Twister Rancor Trio divenne piuttosto popolare sul pianeta Taris, attirando infine l'attenzione dell'affarista locale David Kang, che è quindi tornato. Devi chiese a Giltos di portare il suo complesso per uno spettacolo privato. Giltos accettò, intuendo che poteva essere la grande occasione del gruppo. Per sfortuna, Elinda aveva sentito alcune voci prive di fondamento riguardo Devi Kang e i suoi legami con lo scambio. Prive di fondamento? Chi ha scritto l'articolo è un po' di parte e ha paura dello scambio o ne fa parte. Preoccupata per la propria vita, si rifiutò di andare a suonare nella sua proprietà. Molti temevano che senza la voce di Linda il gruppo sarebbe crollato, ma Giltos ideò un nuovo
un nuovo piano, quindi ha ingaggiato la sorella di Elinda, Ashana, come nuova cantante solista prevista nella loro apparizione. Gilto sapeva di correre dei rischi se Ashana non fosse riuscita ad esibirsi a livello di Elinda, e gravi conseguenze da parte di Devik, eccetera, eccetera. Fu un rischio, ma il Twisted Rancor Trio venne fondato su Fegato e Gloria. Quindi, più o meno, questa è la storia del gruppo. Ashana, l'ultima. E abbiamo quindi ricevuto pochi punti esperienza, ma comunque utili, e la cassa si è aperta. Abbiamo un'armatura in Fibia e Ciani, e qui è 50 crediti. Dunque, noi cosa stiamo indossando? 5-4, 5-5. È potenziabile. Indossiamo questa. Vediamo se sta meglio. Ma è anche carina. E cambiamo anche carta a questo punto. Eccola qui. Mettiamogli questa. Sì, ok. What? Siamo un po' più in forma. Bene, possiamo proseguire dopo questo piccolo enigma. Oh, ciao ragazzi. Come state? Ok. Allora, bastone, solito, blaster pesante e scudo di energia. Io li ho entrambi, carte ne ha... A carte non li ha, perfetto. Ok, ne ha uno anche carte. Bravo carte, sei equipaggiato al meglio anche tu. Vediamo di trovare un altro scudo anche per te. Medpack, sempre utili. Granata ionica, resistenza adrenalinica, eccetera, eccetera. Fuoco rapido, vai Kart! Perfetto. E altri crediti che andremo a spendere presto. Questa è la solita parte, ragazzi, che magari è un po' noiosa, il solito giro, prendi, fai, briga, raccogli. La sentinella questa rotta, se non sbaglio. Ripariamola, ma non voglio sprecare pezzi per ottimizzarla, quindi la ripariamo e basta con un pezzo, con una parte, lei attiva e abbiamo fatto la nostra buona azione. Vai, carcere. Bravo Jake, gli hai dato una mazzata che gli hai rotto il cranio, gliel'hai sfondato letteralmente. E stop, questa è l'ultima. Abbiamo visto tutto, quindi adesso io smetterò di parlare, accelero finché non arriviamo al negozio della città alta o finché non avrà inizio un dialogo con Kart. Ragazzi miei, a presto! Bene ragazzi, rieccoci. Mi sono fermato qui, ho accelerato per te visto per arrivare fin qui, perché lì c'è un gruppo di bambini con un alieno. E andiamo a vedere che cosa sta accadendo. Per favore umano, sono ferito e ho bisogno di aiuto. Questi bambini umani mi hanno colpito e preso a calci. Non riesco a ragionare con loro, ma se li combatto potrei essere arrestato. Via di qui, vai via di qui, mostro dagli occhi a palla. Sei troppo brutto per la città alta. Vedete? Anche nei bambini si trasmettono questi ideali negativi. Oh, ti prego umano, aiutami. Forse questi piccoli della tua specie ti daranno retta. Sì, bambini, lasciatelo stare. Se siete maleducati, meritate una lezione. O sarete voi a soffrire? No, e proviamo a dargli qualcosa che gli rimanga.
Solo perché è diverso, non avete il diritto di attaccarlo. Perché anche altrimenti nei ruoli contrari lui attacca voi perché siete diversi da lui. Cerchiamo di capire questa logica, bambini. Come on, let's go. I don't want to listen to this Non voglio idiot ascoltare questo lover amante anymore. degli alieni. È un termine denigratorio che si usa sempre per definire il tuo avversario, il tuo nemico. Amante degli alieni, tu sei diverso da me. Nelle propagande è sempre utilizzato, qui siamo in piena propaganda Sith. E grazie umano, andavo a visita dal mio collega quando questi bambini mi hanno attaccato e rincorso per le strade. L'hanno lapidato, l'hanno preso a sassate, quindi lui è ferito. Diamogli un medipack. E lascia che ti aiuti. Sei troppo gentile, umano. Ti ringrazio per la tua generosità. Molti membri della tua razza non hanno molta considerazione per gli alieni come me. Ti ringrazio ancora per avermi salvato da quei bambini umani. Ora devo congedarmi. La mia consorte si starà chiedendo dove sono finito. E abbiamo altri punti al lato chiaro. E infatti abbiamo un atteggiamento di maggior luce. Siamo in ascesa verso la luce. Entriamo anche noi qui dentro un attimo. Perché voglio salvare un altro personaggio che è ricercato da David Kang. E se non sbaglio, se non ricordo male, dovrebbe essere in un. Eccolo qui, Largo. Deve 200 crediti, vi ricordate? What do you want now? You're not going to tell Davix bounty hunters where I'm hiding, are you? E se volete fare il cacciatore di taglie, forse dovrei ucciderti e riscuotere la taglia. Un colpo e lo seccate, è una persona normale, lui deve solo dei soldi. È armato ma non è un combattente, quindi un colpo lo seccate, 300 crediti, a posto. Io invece li perderò i crediti. I don't think anyone can help me. I owe Davik money, and I was late with the payment. So he went to Zax in the bounty office and put a price on my head. I've been hiding here ever since, but sooner or later someone will find me. Unless I somehow come up with another 200 credits, I'm a dead man. No, ho 200 crediti che fanno al caso tuo. Volevo darli al vecchio, nel secondo o terzo episodio, non mi ricordo, quando sbagliai comunque, e adesso li darò invece a te. Eccoli. You'd give 200 credits to a stranger just to help them out? I don't believe it. Well, thank you. Wow, that sure was generous of you. I just hope we don't end up needing those credits later on. Now I can pay off Davik. Oh, thank you. You've saved my life. I better go give this to Davik right away. Credo che a un certo punto abbia parlato carte, ma non lo ha mostrato in faccia. Non so il perché. E se è stato qualche errore, perché la voce era di carte, che ha detto: spero che non ci servano i crediti in futuro. Sei molto generoso, ma spero non ci servano. Infatti, la cosa bella di questo gioco, la cosa interessante a livello di gameplay, è che noi abbiamo perso la memoria, o meglio, dicono che abbiamo sbattuto la testa, non sappiamo molte informazioni, ma è un pretesto per farti immedesimare. Abbiamo un personaggio per lo più vuoto che stiamo creando e io lo sto creando buono, perché io lo vedo come un personaggio buono, eroico, un soldato che è tutto sommato abile, che ha combattuto qualche missione di fanteria, andando con le spade, addestrato con le spade per bypassare gli scudi. E lui, ora che si è trovato da solo fuori dal suo esercito, sta facendo il massimo per essere un eroe, per valorizzare il soldato che è. Quindi è interessante questa cosa di non avere un personaggio già costruito, ma di farlo partire da zero. Da quando si è svegliato, noi lo stiamo costruendo. Quindi sì, devo comprare ora il detonatore, mentre di là c'è Bendak Starkiller, su cui penzola una taglia del governo. Potremmo andare a parlargli di nuovo, ma non possiamo affrontarlo. Infatti, ve lo farò vedere più avanti, sarà l'ultimo avversario sui ring. Faremo un combattimento mortale con lui, se non ricordo male. Quindi, Kebla, Welcome to. sono qui per fare acquisti e per vendere qualcosina. Dunque, dunque, dunque. Gli abiti mi sono rotto, anche se mi dai zero, te li lascio. Tutta da combattimento me ne basta una. I bastoni stordenti, prendili tutti. Blaster lo teniamo per ora, granate e la sonda che adesso la useremo. Dunque, dunque, dunque. Sempre utilissimi.
possono andare bene. E siamo venuti ad acquistare questo. Ed è complesso da usare, solo chi è addestrato può piazzarlo. Noi non siamo addestrati, ma ci ha detto Matrix che lui è addestrato ad usarlo e può inscenare la sua morte. Quindi farà altrettanto. Ora io andrei nel nostro appartamento. Il tavolo da lavoro. Alla prima run, la prima volta che si gioca, quasi nessuno usa questo tavolo. Cioè, il banco da lavoro sì, lo usano, ma quasi nessuno riesce ad utilizzarlo qui su Taris. È una cosa che passa in secondo piano. E noi abbiamo una sonda però. E bonus all'attacco più 1. E lo mettiamo al blaster di carte. Un blaster già modificato. Eccolo qui, il blaster personale di Carte si basa su un vecchio progetto di Arcania, ma Carte lo ha modificato per integrare le tecnologie modulari più recenti disponibili per la Repubblica. E noi gli mettiamo un bonus d'attacco e lo assembliamo. Credo sia andato? Non mi ha dato nessuna conferma? Potenziamenti 1. Ok. Lo ha assemblato secondo voi? Non ricordo come funzioni questa cosa. Sì, mi pare di sì, ho letto potenziamento. Modificatore d'attacco più 1. Va bene. Quindi, Cart, vieni con noi. Mi devi bloccare la strada e perderti altri milioni di volte. Quindi, ragazzi miei, acceleriamo, da qui in poi acceleriamo di nuovo finché non ci sarà altro da commentare. A presto. Eccola qui, mi ero dimenticato di Dia, dobbiamo parlare anche con lei perché abbiamo salvato il primo pagando i 200 crediti. Abbiamo preso l'esplosivo per salvare Matrix ed ora dobbiamo dire a Dia che abbiamo salvato anche lei. You're back. Did you manage to get Holden to withdraw the price on my head? Ho parlato con Holden. L'ho convinto a togliere la taglia che pende sulla tua testa. Esatto. He called the bounty off? That's wonderful. I only wish I had something to give you as a reward. Wait a minute. I know. I don't have many credits, but there is something I can give you. It's a family heirloom. It's not much, but it's something. No, no, grazie. Non mi servono ricompense, Dia. Aiutarti è un ringraziamento sufficiente per me. I can never truly repay you for helping me, but you'll always have my thanks for what you did. Grazie. Ne sono lieto e mi bastano questi punti per il lato chiaro che mi fanno anche aumentare di livello. Quindi, abilità. Abilità vado avanti con cura ferite, che al momento è la cosa che ci serve di più, perché con cura ferite curiamo maggiormente maggiori punti vita tramite i medpack. Mentre qui avevo pensato questo, perché che cos'è? Questa capacità offre un punto vita extra per ogni livello, quindi 5 punti extra in questo caso perché è retroattivo. Quindi aggiungiamolo, aggiungi la caratteristica. Ok, e lo accettiamo. Quindi a questo punto noi abbiamo 60 di vita, abbiamo superato Kurt, credo, che ha 55, esatto. Bene, torniamo ragazzi ad accelerare, perché adesso uscirò dall'appartamento e tornerò nella città bassa. Andremo da Matrix, quindi di nuovo ragazzi miei, acceleriamo. Ed eccoci. Lo sapevo che prima o poi ci avrebbero interrotto perché Carte vuole parlare, vuole aprirci, ci ha visto fare delle buone azioni, ha capito che siamo buoni e quindi inizia ad aprirsi. Parla con Carte. Yes, what's on your mind? Voglio solo parlarti, Carte. Oh, you wanna argue some more, is that it? Sono sempre pronto per un buon litigio. No, no, io non voglio discutere con te, Carte. Voglio parlare. And I don't wanna argue with you either. You seem sincere enough, I guess. I just don't trust easily.
and for good reasons, which are my own. Ha detto, ogni tanto parla al femminile perché è un errore della traduzione italiana. Noi all'inizio potevamo fare il personaggio sia maschio che femmina e ogni tanto la traduzione italiana si perde. Non so dirvi il perché. Comunque ha le sue ragioni e io l'ho capito. Ma qui è cattiva, mettiti le tue ragioni dove ben sai. Io voglio sapere le tue ragioni perché Kurt, dobbiamo lavorare insieme e di conseguenza ha molto a che fare con me. Non sono solo tue queste cose. Damn it. I suppose I won't get any rest until I talk. Well, you want to know why I don't trust anyone? Fine. Here goes. 5 years ago, the Jedi had just finished the war with the Mandalorians. Revan and Malak were heroes. I was damn proud to have served in their fleet. It was completely unexpected when they turned on us, invading the Republic while we were still weak. Nobody knew what to think, least of all me. Our heroes had become brutal, conquering Sith. And we were all but helpless before them. I mean, think about it. If you can't even trust the best of the Jedi, who can you trust? Capite perché non si fida? 5 anni fa sono scoppiate le guerre mandaloriane e la Repubblica era verso il collasso. I Jedi non volevano inviare delle truppe, dei loro membri, quindi Revan, all'epoca un Jedi, insieme al suo amico Alec, che cosa hanno fatto? Sono diventati interventisti, hanno creato i Revansisti, sono andati in guerra, hanno vinto le guerre, prendendosi dietro i militari della Repubblica, quindi hanno portato avanti la conquista, l'avanzata repubblicana. E Kurt era un membro di quella guerra, delle guerre mandaloriane, e vedeva Revan e Alec come eroi. Eroi che a un certo punto sono diventati brutali conquistatori Sith. E lui, a questo punto, ha detto: io mi sono fidato di loro, io li vedevo come eroi, da un momento all'altro sono i cattivi che vogliono distruggere la Repubblica. C'è rimasto cioè non sa più di chi fidarsi, perché se gli eroi, se i migliori Jedi della Repubblica sono ora passati dall'altra parte, qualcosa. E suppongo tu non possa fidarti, capirei, Darth Revan era il tuo eroe, il tuo comandante, ed è passato dall'altro lato. No, wasn't even that. There were others. Good, solid men, trusted men who turned on us as well and joined their cause. Malak and Revan and the Sith deserve to die for what they've done, but the ones who fled the Republic and joined them are even worse. The dark side has nothing to do with why they joined with the Sith. They deserve no mercy. No mercy. La rabbia. Non meritano pietà. Io però, Kurt, come hai visto, non mi sono unito ai Sith. Tu non devi avere questa rabbia con me. Io sono buono, sono qui con te. I know. Sono un tuo compagno. I apologize to you. I've become so accustomed to expecting the worst in others, and you've done nothing to deserve that. It's just, no, never mind. Let's just continue with what we were doing. I'd rather not talk about it. Ok, avete capito? Kurt credeva in Revan e Alec, due Jedi potentissimi, due Jedi al comando dell'esercito repubblicano che hanno messo fine alle guerre mandaloriane, ma poi sono diventati i due Sith più pericolosi. Oltre a ciò, gran parte dei suoi uomini, gran parte dei suoi compagni hanno tradito la Repubblica per aiutare i Sith. E questa cosa a Kurt lo ha scosso, sono passati 5 anni. Sì, ho la mia autorizzazione proprio qui. Me lo chiedevi prima o mi lasciavi passare, non serviva. Quindi Kurt ha vissuto male questa cosa, per questo non si fida. Se i suoi amici, se i suoi uomini lo hanno tradito, si fida di uno sconosciuto forse? No, è comprensibile. Iniziamo a capire perché Kurt ha questo tipo di carattere. Ed ecco Matrick. Mi sono procurato tutto. Temevo che non saresti tornato. Mi hai procurato un detonatore per Macrete? Ho un detonatore per Macrete proprio qui. Ecco, prendilo. Vediamo, sì, dovrebbe andare bene. Non rimarrà nulla di questo appartamento, tranne qualche bruciatura sul muro, dopo che avrò fatto esplodere questo affare. E quindi va a piazzarli. Il primo, mi pare che siano 3 se non ricordo male. Infatti, eccolo qui il secondo. Ok, il timer è stato attivato. Ora andiamocene prima che esploda. Fuori, fuori, fuori! Kurt saggio era già fuori a bloccare
al mio personaggio la via di fuga. Che esplosione! Non tornare lì dentro. L'intero soffitto potrebbe crollarti in testa. Senti, non mi piacciono i lunghi addii, ma voglio solo dirti grazie. Se non fosse stato per te, sarei un uomo morto. Ma ora non mi devo preoccupare più di essere inseguito dai castori d'Italia. Quindi, buona fortuna e arrivederci. Ora che sono morto, non posso essere visto in giro per le strade. E 480 punti esperienza, punti chiaro guadagnati, e abbiamo perso il detonatore. Ed effettivamente ha fatto un bel botto. Quindi lui se ne andrà per la sua strada, speriamo per lui che se la possa cavare, mentre noi andiamo a riscuotere la nostra taglia da Zax. Dopodiché guarderò un attimo il tempo, perché credo che, nonostante le accelerazioni, di aver raggiunto il tempo idoneo per questo episodio. Eccolo qui. Ciao Zax. Eccoci, compa. Già tornato, mano? Spero che non tu sia qui per chiacchierare. No, ho una taglia da riscuotere. Menti, digli che Matrix è morto. Ho ucciso Matrix, l'ho fatto esplodere. Se vuoi ci sono... puoi cercare i suoi resti tra i detriti. Matrix si nascondeva in un appartamento abbandonato. C'è stata un'esplosione devastante. E ora Matrix non esiste più. Alcune persone ti hanno visto comprare un detonatore per Macrete. È un bene che Matrix sia morto, ma forse hai esagerato. La prossima volta usa un blaster, non una bomba. Le bombe generano troppa confusione, ma almeno il lavoro è stato compiuto. Ecco, 300 crediti. Questa è la quota stipulata per tutte le taglie. Grazie. Lavori bene, umano. Ok, ora devo andare. Quindi noi abbiamo salvato le tre persone che avevano la taglia sulla testa, ma che non erano taglie del governo, bensì di Devik. E bene, bene, bene. Allora. Io, ragazzi miei, finirei qui l'episodio, ma l'abbiamo già finito davanti al nostro caro buttafuori, quindi che cosa facciamo? Andiamo giù nella città bassa. Andiamo giù e salvo. Facciamo giusto il primo dialogo che troviamo di sotto e salviamo, perché voglio fare un controllo. La città bassa deve aver preso ispirazione per fare Dark Souls, perché man mano vai giù più le città sono buggate. È tipo la città infame, qui si blocca sempre, è un macello. E vediamo che non sparino, ma ho il pass, dovrebbe prima parlarci. È un macello. Io ho provato a cambiare le impostazioni, l'ultima volta funzionava. Speriamo funzioni anche adesso. Ho i documenti con me. Aspetta un attimo che ti ridò. Let me see. Yeah, these look to be in order. Okay, you can go down if you want. Can't say I envy you though. The Undercity is crawling with mutants. Rackles they call them. Ok, messaggio ricepito. Prima sparo e poi controllo che cosa sia. Ed eccoci. Upworlder. Anyone using this elevator has to pay the toll. Yeah, this is our elevator. If you use it, you gotta give us something. I don't believe this planet. E già i bug ci sono. Gli manca le gambe i nostri. 5 crediti. 5 crediti non sono nulla, tra l'altro. Però è un ascensore pubblico e io non pago nessun pedaggio. Please have pity on us. We have nothing. All we ask is a few credits to make our lives easier. E qui mi dispiace perché sono dei poveracci. Diamogli 20 crediti. Compratevi del cibo e dei vestiti. Credits, my brother! We have credits! Possiamo comprarci cibo e medicinali. Ne hanno bisogno. E zitto! Gli altri non devono sentirci che li abbiamo. Nascondiamoli. I'm sorry about that. Those two beggars give everyone in the village a bad name. We aren't all like that, you know. Most of us are good people. I'm sure you are, miss. It's just too bad your little welcoming committee is here to give people a bad first impression. Il mio nome è Jake Moonin. Tu chi sei? My name is Shalina. You're from the Upworld, aren't you? I've
I've never seen it. I was born here in the Undercity. Is it as nice as they say up there? Non è nulla di speciale, potremmo dirglielo per dire no, guarda che poverina è nata qui, però direbbe non è speciale per te che hai vissuto su. Sì, la superficie è un bel posto. I've never been to the surface, but sometimes I think I can see it in my dreams. The sun, the il sole, il cielo, le stelle, qui loro non vedono niente, vedono questa oscurità perenne, perché sono sotto i grattacieli, non riescono a vedere il cielo. Tells me I should spend more time trying to improve things down here and less time dreaming about something I can never have. Maybe he's right. You probably think I'm a fool, having dreams of a place I've never even seen. But when I was little, Rukil used to tell me stories of what it was like up there. E chi è Rukil? Rukil is the oldest man in the village. The kids call him Rukil Wrinkleskin, but he's a kind man. He used to tell me the greatest stories when I was a little girl. I still like to listen to his tales about the Promised Land, even though I know they're just legends, but it helps to make the Undercity seem less dark somehow. La Terra Promessa. Che cosa sarebbe? Che cos'è? It's just a story to make little children smile. Rukil believes in it, though. Sometimes I can almost believe it myself, but then I look around and see the ugly truth. I guess we have to make the best of what we have, though. If you really want to learn more about the Promised Land, you should speak to Rukil. Ok. E lo troveremo. Faremo anche altre domande. Oh, ok. Well, if you ever need anything, or if you just feel like talking, come back and see me. D'accordo, torneremo sicuramente a parlare con te. Vedete, io ho corretto, ho cercato di far di tutto per sistemare i bug perché qui proprio si bloccava. Qui ho tolto le foglie, ho tolto molte cose perché andava a scatti, ma è un posto buggatissimo. Spariscono le gambe in base all'inquadratura. Speriamo vada, contentiamoci perché purtroppo già ai tempi era un grande problema. Già nel 2003 quando giocai sul mio vecchio computer... i bassi fondi mi tennero impegnato per ore e ore, e non perché fossero difficili, ma perché si bloccava ogni 3x2 e crashava il gioco. Quindi, detto ciò, e come vedete, con le gambe che spariscono dietro questi ciuffi, quest'ombra qui che va sui ciuffi di erba, è una cosa solida, ed è come se coprisse, non ho messo le texture in modo sbagliato, vabbè. E detto ciò, gambizzati, vi salutiamo. Kart, sei gambizzato anche tu, saluta. Ready. È pronto, pronto a salutarvi. Yes. Mi Padawan, come sempre io sono Emilio Valotti, ci vediamo al prossimo episodio. Che la forza sia con voi.